collaborazione con Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa. Benvenuti al sabato di In Cucina con lo Chef, puntata numero 50. Oggi ritorniamo nella tradizione perché la signora di Frosolone che ci ha accompagnato nei giorni passati, è stata da noi, è tornata a trovarci anche oggi. Vieni, vieni. Ciao Gigi. Carissima Carmelina, ciao. Bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Ma tu dove abiti a Frosolone? In paese, in campagna? In campagna. Abiti in campagna, sì. Perché queste noci che servono per questo dolce... Sono noci del mio albero. Pensate un po'. Del mio albero? Vedi? Che ho portato qui apposta per voi. Sono per proprio noi, noci. Per noi, per preparare questa, dolce, sì. Questa torta, dico il titolo, sì. Torta, pere e cioccolate. Cioccolato. Torta, pere e cioccolato. Da una tua idea? Sì, questa? È un mix di più ricette. Ah, quindi ti sei... Proprio sbizzarri. Hai fatto un medley. Sì. Un medley, va bene. Gli ingredienti, bene o male, sono sempre gli stessi, solo che c'è qualche accorgimento in più. Oggi è sabato, però, voglio dire, anche domani mattina, chi ha tempo... Può ripetere. Può preparare. Sì. I supermercati sono aperti anche la domenica. Se non ha qualche ingrediente, lo va a prendere. E magari a pranzo di domani, domenica, già abbiamo si il può, dolce. Diciamo, mette sulla sua tavola il dolce che stai proponendo tu. Sì. Va bene, allora, torta, pere e cioccolato. Gli ingredienti sono, come al solito, farina, zucchero, uova, pere... Le pere le hai tagliate a dadini, però c'è una cosa che mi hai detto, sì. Che mi sono ricordato. Bravo. Allora, le pere tu le hai tagliate, infatti sono anche un po'... Non sono più bianche perché sono state un po' nella carta da cucina tenute qualche minuto per far assorbire l'acqua in eccesso che cacciano fuori. Tirano fuori l'acqua e quindi, quindi questo passaggio va. Questo è fondamentale perché sennò l'acqua in eccesso poi rischia di rendere il dolce molto pesante e non si cuocerebbe. Poi, cacao, vaniglia come al solito, vanillina, lievito, latte e yogurt. Ovviamente. Latte e yogurt. Sì. E le noci del tuo albero. Del mio albero. Le pere tu le hai esposte qui, sì, ma in realtà per farne vedere la doppia versione. Sì. Quindi le pere, vai, parti pure. Vado? Io sì, le poggio burro, qui. Burro, iniziamo con lavorare burro e zucchero. Questo deve essere una lavorazione ben, deve essere ben lavorato. Una bella... quindi tu abiti in campagna. Sì, bello. E immagino che... Tranquillo, non... Cioè... un posto molto tranquillo, non ci sono, cioè, lavori da lunedì al venerdì e il sabato e la domenica sei in pace perché è proprio tutta natura. Ed è una zona non lontana dal paese, no? No, sono 4 km circa, diciamo 5, dai, vogliono essere così, dal paese. Ho capito. È una borgata più che altro. Ed è veramente molto raccolto. È un borgo di Frosolone. Un borgo di Frosolone, molto. Come si chiama questo borgo? Acquevive. Allora, chi ci sta seguendo dal borgo di Acquevive di Frosolone, ciao ciao, la riconoscete? Carmelina che ormai è di casa qui da noi, è un abitué, è vero? Sì. E lei comunque tornerà a trovarci. Sì. Ci sono tante cose buone che non dico bollono in pentola, ma che sono... che preparerai per il forno. Non svegliamo nessun segreto. No, vabbè, no, non svegliamo, ma la promessa, quella possiamo dirla. Certo. Carmelina tornerà a trovarci nell'arco della stagione. Va bene? Va bene, va bene. Senti, mi dicevi che devi usare il latte qui. Sì, mi serve un po' di latte. Però te lo apro? Lo apri. Se me lo versi in quella ciotolina lì. Qui? Sì, oppure nel bicchiere, direttamente che sta quanto, alla mia destra. Quanto un mezzo latte bicchiere, nel bicchiere? Mezzo bicchiere. Mezzo? Sì. E io aiuto il pasticcere, dai. Ti passo il bicchiere? Certo. Posso fregiarmi di questo titolo? Certo. Aiuto pasticcere. Come no? Guarda, se dai un'occhiata ti faccio vedere già come monta la crema. Bella. Vedi? Questa deve diventare proprio bianca. Va bene così? Sì. Quindi ci siamo avvantaggiati. Latte fresco. Latte fresco.
poi cosa posso fare per aiutarti? Guarda, se mi apri lo yogurt. Anche lo yogurt? Sì, lo versi là dentro e lo mischi. Ah, uno? Sì, uno solo. Guarda, ti passo anche il cucchiaio. Benissimo, guarda io. Carmelina, sono onorato. Vero? Sì, sì, dal essere un tuo collaboratore e contribuire alla realizzazione, qui posso appoggiare perché è spento, alla realizzazione di questo dolce che si chiama torta pere e cioccolato. Allora, guarda, io faccio così. Sì. Oh, bravissimo. Ti dà una bella giratina? Anche? Sì. Questo è uno yogurt alla vaniglia? Sì, yogurt alla vaniglia. Ovviamente la vaniglia è un tema ormai che ricorre spesso nelle mie ricette, quindi... Aspetta, questo lo possiamo buttare nella plastica perché anche noi qui facciamo. Differenziamo, Sì. Anche di cucina lo chef, certo, Visto che sei mio aiuto pasticcere, mi leggeresti un attimo lo sbattitore, grazie, così lo raccolgo l'impasto. Sì, però devo ancora girare qui, Allora fai dopo. Va bene, Tengo in mano l'elettrodomestico. Vediamo giusto la consistenza della crema, così procediamo poi con le uova. Un altro pochino. Vai, io intanto giro. Sì, tu gira. Mescolo. Eccolo qua. Ma anche questo va lì poi? Sì. Tutto insieme? Tutto insieme. Io sono curioso, Carmelina. No, fai bene. Adesso sono curioso. Con una mano reggi questo, io inizio già a mettere le uova, uno per volta. E continuo con... Io penso che questo può andare. Sì, può andare, può andare. Lavandino. Cioè proprio eccoli qua. Scaduti tutti e due. Vabbè, allora. Si mette uno alla volta, però sempre. Perché noi abbiamo i tempi anche contingentati. Sì. Vi ricordo che se anche voi, se avete la passione per la cucina, se siete dei food lovers, dei food blogger, chiamate o scrivete un messaggio al 335 80 15 414. Questo è il numero, l'unico numero che vi consente di entrare in contatto con noi per partecipare, come Carmelina in questo caso, sì, ad In Cucina con lo Chef. Non, come posso dire, non vi create problemi. Chi vuole ci contatta e noi verifichiamo la possibilità di avervi qui in trasmissione con noi. Allora Gigi, a questo punto inseriamo le farine. Ecco, farina. Farina. Sempre doppio zero. Doppio zero sempre. Poi noi lo specifichiamo alla fine. Cacao. Questo, cacao. Dolce o amaro? Amaro. Amaro. Come il cioccolato, tutto amaro. Va bene. Diamo una mescolata così, se no schizzerebbe tutta la farina. Quindi, ma come ti è venuta questa idea? Pere, cioccolato. L'idea parte tutto dal fatto che io, quando noto delle ricette, le realizzo così come sono, poi le assaggio, sono una critica di me stessa. La prima critica di te stessa sei tu. Sì, sono io. E se non mi piace, comincio a modificare nelle dosi, nelle quantità, negli ingredienti, quindi è come se riscrivo la ricetta da capo. La riscrivo da capo. Voglio dire, ogni cosa che fai ha della Carmelina dentro. Sì, sono tutte firmate. Oltre ad avere anche un po' di cuore, perché se non ci metti un po' d'amore, no, ma in effetti un po' di cuore. La pasticceria, io credo che ogni cosa che fai, quindi dalla pasticceria anche qualsiasi lavoro, se non ti piace farlo, certo, non lo fai, insomma. Quindi ti deve piacere. Qui serve molta pazienza. Pazienza. Io sono pronto qui, Sì, giusto un attimo che abbiamo quasi... Ah, si regge, perfetto. È pronta? Quasi. Vabbè. Ok. Giusto un po' di latte. Latte e yogurt, quindi hai fatto mettere. Sì.
se andiamo un po' veloci, quindi facciamo vedere il passaggio. Ovviamente le dosi vanno alla fine del programma. Sì. Qui tu ti sei già preparata, sì, alla la pentola. Lievito. Lievito, vanillina e le pere che, oltre ad essere sbucciate, le infariniamo leggermente. Tutto il composto poi lo mettiamo nella teglia che già abbiamo imburrato e infarinato. Non capito. E le noci? Le noci, c'è una sorpresa finale. C'è una sorpresa finale? Sì. Benissimo. Questo composto, come lo hai definito tu, va... Sempre in forno statico, sempre a 180 gradi per 40 minuti. 40 minuti. Lasciamo questo qui, da qua in poi procediamo a mano. A mano. Perché l'impasto è pronto, poniamo soltanto le pere. Per una questione di velocità. Sì, ci siamo. Ci siamo. Io non voglio metterti fretta perché capisco. Ci siamo. Come le dosi, anche la lavorazione. Queste comunque vanno infarinate, qui io le ho buttate così, però teniamo conto che vanno infarinate. Devono essere passate nella farina. Sì. Se però no, anche così, se uno no, vuole. Perché in cottura si depositerebbero tutto sul fondo della teglia. Quindi è proprio un qualcosa che è sperimentato. Distribuiamo sulla teglia uniformemente il nostro composto. E va direttamente in forno. Così com'è? Sì, livelliamo. Questo è perfetto. Va bene, allora, tu stai completando il livellamento. Sì. Di quella che è la torta pere cioccolato, che andrà in forno, abbiamo detto. Mezz'ora, cioè scusami, 40 minuti, 180 gradi, forno statico. Perfetto. Allora, noi vi diciamo, rimanete con noi perché torniamo tra pochissimo con la torta pere cioccolato che ci sta preparando la gentilissima signora Carmelina Di Carlo di Fosolò. In cucina con lo chef, a tra poco. Ecco la sorpresa che dicevi, finale. Allora, vedi? Questa è la torta di Carmelina, pere e cioccolato, completa, pronta per essere gustata. Allora, io non ho fatto altro che tirare fuori il dolce dal forno, distribuire un po' di cioccolato su metà. Un po' di cioccolato che hai sciolto. Che eri sciolta precedentemente, sì. C'è sempre le sorprese. Questa Carmelina che ci fa le sorprese. Guarnito con le noci. Hai preso le noci del tuo albero, un po' intere e un po', visto che preparavi della granella. A granella. Perché tu dici, io la voglio presentare, è una, come si dice quando... Doppia versione. Una versione un po' light. No, doppia versione, come si dice quando... Double phase. Double phase. Come per l'abbigliamento. Sì. Va bene, bellissima, eh. Provate a rifarla a casa ed è la domenica, diventa una bella domenica. Sì, sì. Quando la padrona di casa arriva a tavola con la torta che ci ha preparato oggi Carmelina. Carmelina, grazie. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Spero che ci tornerai a trovare. Certo, sicuramente. Lo sperano anche chi è a casa. Noi vi diciamo buona domenica per domani. Ci vediamo lunedì, ricomincia una nuova settimana. Gigi Di Simio e... Carmelina da Frosolone. Carmelina, ripeti il tuo cognome? Di Carlo. Ciao Filippo, ciao Felice, ciao a tutti, ciao Frosolone. Ciao, ci vediamo ciao la prossima settimana. Ciao. Arrivederci da Durbano Arredamenti, Caffè Monforte, Del Giudice, Il Fiore del Latte, Rouge Abbigliamento Donna, Supermercati Gran Risparmio, Gruppo Vegè, Tenute Marta Rosa.